Siamo 3, 2, 1, here we go. Hola Burdel, cari amici del canale Rugby Z10. Dopo vi spiegherò anche questa novità. Cari amiche, cari amici del canale Rugby Z10, ben ritrovate, ben ritrovati. Siamo verso Italia-Scozia e andiamo a vedere cosa aspettarci e come approcciarsi a questi match. Intanto mi presento, sono Zucca, esperto ed appassionato, nonché allenatore di rugby, esperto appassionato, decidete voi l'ordine dei fattori. Ai miei figli racconto sempre di essere il maggiore esperto di rugby italiano, millantando, loro sorridono, annuiscono e io aggiungo, mi compatiscono. In realtà mi piace parlare di rugby a 360 gradi e di condividere con voi qualche momento libero della mia giornata parlando appunto del fantastico mondo della pallovale. In questo preciso momento, a pranzo con Zucca, ho qui il mio packet lunch, come lo chiama mia moglie. Ieri abbiamo fatto un buonissimo pesce persico, melanzane e peperoni grigliati, quindi leggerino, insomma, ecco. Dunque, tanto vi ringrazio per seguirmi. Rugby Z10, insieme ai miei collaboratori, abbiamo deciso di cambiare il brand del canale YouTube, presto cambierà anche il brand del canale Instagram e del canale TikTok, insomma cambieremo tutto quanto perché ci focalizziamo sul rugby e abbiamo l'altro canale per il vino e lo gestiremo in altra maniera, insomma. E vi chiedo di seguire il canale, di likeare o dislikeare il video se vi piace, se non vi piace, e di mettere la campanella così quando dico qualche cosa, paf, Zucca ha detto questo, paf, Zucca ha detto quell'altro. Allora dai, andiamo subito a vedere quello che ci aspetta in questo weekend. In questo weekend Italia-Scozia è una partita che per me e per moltissimi italiani non è per niente una partita come le altre. Io la prima partita internazionale che ho visto è stata appunto Italia-Scozia a Rovigo, quando vincemmo 18-15 e in campo con la Scozia subentrò e l'allenatore attuale Greg Townsend all'epoca giocava apertura al suo esordio e mi rimase impresso il fatto che lui portava la cesta delle maglie scendendo dal pullman. E quella partita fu la prima partita in cui l'Italia vinse con una home union e fu opinione personale, ma penso che possa essere condivisa da tantissimi, lo spartiacque, diciamo il primo booster verso l'ingresso di 7 anni dopo dell'Italia nelle Sei Nazioni, che all'epoca era 5, e proprio la prima partita delle Sei Nazioni fra Italia e Scozia a Roma, vista personalmente anche lì, vincemmo al nostro esordio. Grande entusiasmo, grande giubilo, poi dopo passarono numerose partite senza vedere altre vittorie, però intanto quella la vincemmo. E dunque andiamo a vedere, prima vittoria esterna a Morefield, vabbè, comunque andiamo a vedere un pochino questa partita, ci approcciamo in questa partita. Allora, dico una cosa un pochino grossa, diciamo. Allora, Townsend ha grossi problemi con gli infortuni. Ultimo Tuipulotu, dopo parliamo anche un po' di Tuipulotu, Darcy Graham era rientrato, poi è riuscito, insomma, senza questi giocatori Townsend deve ritrovare la quadra della sua squadra. E paradossalmente, se io fossi Coach Quezada, sarei molto in difficoltà anch'io a mettere in campo una squadra opposta a quella che metterà in campo Townsend. Poi andiamo a vedere perché. Dunque, la Scozia arriva in Italia, purtroppo per noi deve fare 5 punti nella maniera più assoluta, perché se arrivasse con la certezza che l'Irlanda ha 5 punti in tasca con l'Inghilterra, la Scozia viene qui, non dico che demotivata, perché nel rugby non c'è la demotivazione, però le motivazioni sono tutt'altre. La Scozia viene qui perché deve rimanere attaccata al carretto dell'Irlanda, sperando che il carretto inglese faccia lo sgambetto all'Irlanda per poi andarsi a giocare tutto quanto a Dublino nell'ultimo match. Quindi la Scozia viene qui assatanata a cassa di 5 punti e poi nessuno vuol fare figuracce con l'Italia. Noi abbiamo fatto bella figura in Francia, quindi vengono qui carichi, perché magari potrebbero fare un turnover come ha fatto l'Irlanda e noi glielo fiociniamo. In realtà vengono qui carichi appunto vedendo quello che abbiamo fatto noi in Francia. Quindi viene qui senza Tuipulotu. Allora, Tuipulotu
centro-samoano, australiano, che gioca per la Scozia, in realtà avrebbe potuto giocare per l'Italia. La mamma di Tuipulotu è italiana e Tuipulotu è stato a così tanto dal vestire la maglia delle zebre della franchigia federale, con la quale, tramite la quale poi avrebbe esordito nella nostra prima squadra, nella nostra nazionale maggiore. I soliti ben informati dicono che è stata una questione proprio di pochi spiccioli, non si sono messi d'accordo per pochi spiccioli, quindi Tuipulotu cosa ha detto? Sapete cosa faccio, ragazzi? Io ho un nonno scozzese, magari a Glasgow mi pagano quello che voglio e vado a giocare a Glasgow. A giocare a Glasgow e adesso fa l'inside center, come dicono gli inglesi, il primo centro, come diciamo noi miseri italiani. E non è un X Factor alla Bandiacchi, perché parliamoci chiaro, però è un ottimo, ottimo giocatore. Soprattutto 2020-21 ci avrebbe fatto comodo, perché la nostra situazione centri era abbastanza. Morisi era stato richiamato, Zanon non giocava da un po' di tempo, insomma, avrebbe fatto tanto comodo, ecco. E 1,80 m scarso per 100 rotti chili, e in questo momento ha delle buone statistiche per quello che riguarda il Six Nations e per corse, metri portati avanti col pallone, insomma, viaggia sopra le 20, 21, 22, 23 corse con oltre 150 metri, insomma, niente di trascendentale, però batte i difensori, batte i difensori, foul offload, insomma, è un giocatore che in attacco è una bellissima opzione per il gioco scozzese. Perché il gioco scozzese o controlli lui o vai al largo come Van der Merwe. Quindi diciamo che qui è una bella opzione sia in attacco che in difesa, perché poi anche in difesa ha bancato un placcaggio sui 14 che ha fatto, quindi con un 93, 94, 92, 93% di percentuale di placcaggio riuscito. Quindi è un giocatore che per il sistema offensivo barra difensivo scozzese è abbastanza importante. E qui vengono i dubbi di Coach Quezada in questo momento. Allora, viene a mancare Tuipulotu. Chi sarà? Se tanto mi dà tanto, per quello che si è visto adesso, andrà Redpath a coprire quello spot. Redpath certamente non ha le qualità di Tuipulotu, è un ottimo giocatore anche lui, però con caratteristiche differenti. Tant'è che Tuipulotu ha giocato tantissimi minuti. Allora, con l'Inghilterra è uscito al 40° perché si è fatto male, con la Francia ne ha giocati 80, col Galles 70 o 80, anche lì adesso non ricordo precisamente. Quindi va a giocare Redpath. E qui la problematica di Quezada. Allora, cosa faccio? Allora, se ci fosse stato Tuipulotu e Van der Merwe, secondo me uno qui a marcare in difesa poteva essere Boni, e uno al largo Tommy Menoncello per andare a fermare Van der Merwe. Era ovvio che avremmo impostato una partita più che altro difensiva. E adesso cosa facciamo? Cosa facciamo? Spostiamo Tommy in mezzo per cercare di bucare quel canale e andare a vedere quello che succede poi una volta che Tommy Menoncello ha portato avanti il pallone, perché Redpath farà 1, 2, 3, 4 placaggi, ma alla fine Menoncello il buco glielo fa. Oppure lo lasciamo marcare Van der Merwe, perché comunque sia là c'è bisogno di uno che smazzoli bene, Monti Ioane, quello che volete, ma in difesa non è che sia un gran, diciamo, placatore, che è cresciuto moltissimo. Boh, e qui i dubbi di Coach Quezada. Quello che farei io da allenatore, quello che farei io, metterei Zanoni in mezzo al campo e Tommy all'ala. E diciamo che non dico risolverai il problema, però me la andrei a giocare così. Poi non sono il coach della nazionale, molti diranno fortunatamente, quindi staremo a vedere quello che deciderà il condottiero Quezada, che ha già portato a casa un pareggio storico in Francia, che sa ancora di amaro in bocca, e staremo a vedere quello che succederà. A parte che ho avuto un flash, ho detto Boni, in realtà era Mori, magari che stavo pensando alla carriera negli Stati Uniti in questo momento di Boni. Comunque è Mori che sta in mezzo al campo, quindi comunque, ricapitolando, per quello che mi riguarda, io mi
Io andrei in campo con, vabbè, Varney o Pagelò, non ha giocato male, però in questo momento darei ancora fiducia a Varney. Varney, Garbisi, Zanon, Brex e Tommy Munoz all'ala, Monti, Ioana, altra ala, che posto di dietro. Non lo so, dai, questo qui comunque è la mia idea e comunque staremo a vedere quello che invece deciderà il, appunto, Coach Quezada. Niente. Staremo a vedere, sarà una bellissima partita. Ci aggiorneremo un pochino a ridosso del match, vedere come stanno anche i ragazzi, gli azzurri, cosa sceglierà, quali saranno le formazioni messe in campo. Io adesso vado a mangiare, vi ringrazio per l'attenzione. Ripeto, seguite il canale, like o dislike, commentate perché comunque sia commentare mi diverto un sacco rispondere e leggere quello che pensate anche voi. E campanella per dire. Per avere l'allert, quando dico qualcosa. Vi ringrazio, ora vado a mangiare, hola burdel!